Buongiorno bambini, sono Fabiola, una delle educatrici del Nido Gattonando. Vorrei proporvi un'attività che sicuramente vi farà molto divertire. Però mi raccomando, sempre con la presenza di mamma e papà. È il gioco dei travasi. Allora, il materiale deve essere sempre disposto da sinistra a destra per facilitare la lettoscrittura, cioè quando crescerete, mamma e papà vi diranno sempre che si scrive e si legge da sinistra a destra. Il materiale che abbiamo a disposizione, come vedete, si tratta di pennette, in questo caso pasta, ma si possono usare anche ceci, fagioli, polenta. Poi abbiamo due contenitori di vetro, che sono in questo caso due vasetti di marmellata, però possono essere anche vasetti deomogenizzati. E poi abbiamo anche questo vassoio in alluminio. Altrimenti si può usare anche un contenitore, un coperchio di una qualsiasi scatola, l'importante è che sia alto almeno un paio di centimetri. Adesso passiamo al gioco vero e proprio. Disponiamo i vasetti di vetro dentro il contenitore e anche la ciotolina delle penne. Poi possiamo dare un piccolo esempio ai bimbi di come si può fare il gioco. Quindi fate vedere che si può travasare la pasta in qualsiasi modo, poi dopo in base anche alla fantasia del bambino, e vedrete che si divertiranno tanto. Ciao, alla prossima, al prossimo video.